Ok, allora, in questo esercizio ci aspettiamo di trovare due risultati. Un risultato è 0 e l'altro è 2. Questo perché, diciamo, fondamentalmente dentro il logaritmo abbiamo un polinomio di grado 2. Ora, qual è la problematica in questo esercizio? Sicuramente il fatto che c'è questo 2 qua. E dobbiamo cercare di trasformarlo in un logaritmo. Ricordiamo la proprietà fondamentale dei logaritmi, che ci dice che logaritmo in base a di a è uguale ad 1. E quindi noi sfrutteremo questa regoletta e sfrutteremo anche quella che ci dice che se abbiamo una costante che chiamiamo k e abbiamo un logaritmo in una certa base b di un certo argomento a, allora noi la k la possiamo letteralmente spostare in testa all'argomento e quindi otteniamo logaritmo in base b di a elevato alla k. Quindi, sfruttando queste due regolette assieme, possiamo scrivere il 2 in questo modo. 2 uguale a 2 per 1, ma 1 adesso lo sostituisco con logaritmo in base 2 di 2, sfrutto l'altra regoletta e trovo quindi che sto ottenendo un logaritmo in base 2 di 2 alla Eh sì. 2. E quindi se questa la chiamo 1 e questa la chiamo 2, qui ho sfruttato la prima regoletta e qui La la seconda. seconda. A questo punto ora subentra un'altra regola dei logaritmi, che è la seguente. La scriviamo qua. Quando ho logaritmo, ora non importa l'argomento purché sia identico, qui c'è un certo argomento A più il logaritmo di un altro argomento che chiamo con B. Allora, il tutto sarà uguale al logaritmo di a per b. Quindi, siccome adesso qui possiamo mettere logaritmo in base 2 di 2 elevato alla 2, e qui c'è un logaritmo di 2x più 2, allora il tutto sarà uguale a che cosa? Sarà uguale a logaritmo di questo 2 alla 2, ormai possiamo scrivere che è un 4 4. praticamente, sì, così ci sbrighiamo prima, e qui abbiamo quindi un logaritmo di 4x più 8, perché adesso questo 4, come dice la regola 3, va a moltiplicare l'argomento dell'altro logaritmo, e quindi invece di x più 2 troviamo 4x più 8. Adesso non dimentichiamoci che, anzi, senza riscrivere, andiamo semplicemente a sottolineare, guardiamo l'inizio dell'equazione e la fine. Dato che due logaritmi sono uguali, allora devono essere uguali i loro argomenti. E quindi abbiamo x al quadrato più 2x più 8 uguale a 4x più 8. Ovviamente adesso 8 con 8 vanno a cancellarsi. Ora il 4x lo porto Dall'altra parte. a sinistra, sì, e quindi ottengo x quadro meno 2x uguale a 0. Perché meno 2x? Perché 4x diventa negativo e quindi devo fare 2x meno Meno 4x. E -2x. ottengo meno 2x. A questo punto il mio problema è diventato solo questo. Quindi mi basta raccogliere una x adesso e ottengo x che moltiplica x meno 2 uguale a 0. Ma adesso per la legge di annullamento del prodotto ho che x deve essere uguale a 0 ed x meno 2 che deve essere uguale a 0. La prima mi dà già la soluzione. Per quanto riguarda la seconda, mi basta portare il 2 dall'altra parte, X uguale a ottenendo meno 2.
no, x uguale a 2. E questo è il tutto l'esercizio. Non ci sono condizioni di esistenza. Allora, le condizioni di esistenza in realtà ci sono, così completiamo la domanda, però evidentemente non servono alla risoluzione di questo problema, cioè non farebbero altro che appesantire il discorso. Noi comunque dobbiamo sempre andare a imporre che x quadro più 2x più 8 sia maggiore di 0 e che x più 2 sia maggiore di 0. La prima condizione che cosa mi dice? Mi dice guarda che x deve essere maggiore di meno 2, il che è, diciamo, in accordo con quello che abbiamo trovato noi, perché infatti una soluzione è sicuramente più grande di meno 2 e l'altra pure. Ora vediamo che cosa ci dice l'altra. Questa è un polinomio di secondo grado adesso, e quindi dobbiamo andare a risolvere questa disequazione. Andiamo a trovare il delta. Delta, quindi dobbiamo fare b quadro, quindi otteniamo un 4, e poi dobbiamo fare meno 4 volte a, che è 1, per c, che è 8. Quindi che cosa notiamo immediatamente? Che il delta è negativo. E quindi vuol dire che in realtà questa condizione qua è vera per ogni x appartenente ad R. Quindi in realtà, anche se non l'abbiamo controllata, non influiva in alcun modo sulla riuscita di questa equazione, perché il suo argomento, l'argomento di quel logaritmo, era in origine già maggiore di 0. Non c'era bisogno di controllarla. Diciamo che quando si fanno gli esercizi e bisogna semplicemente esercitarsi per dei compitini a casa, si può andare a controllare la condizione di esistenza anche dopo, quando si finisce l'esercizio. Così, se qualcosa non torna, è per colpa della condizione di esistenza. Se ovviamente sto facendo una verifica e non conosco in anticipo il risultato, che è 0,2, allora chiaramente dovrei procedere in ordine e calcolare prima la condizione di esistenza, ok? Quindi, come vedi, questo discorso per la riuscita di questo esercizio è stato superfluo. Poi sicuramente troveremo più avanti esercizi dove le condizioni di esistenza influiscono e non poco sulla riuscita dell'esercizio. Sì. Ok? Allora, per quanto riguarda questo esercizio invece, suggerisco un approccio diverso. Allora, appurato che tanto x deve essere maggiore di 0, così ci togliamo immediatamente il dubbio sulle condizioni di esistenza. Qui vediamo, no, che c'è una x e qui una x, di conseguenza deve essere x maggiore di 0. Difatti, se noi andiamo a guardare le soluzioni che il libro propone, queste sono entrambe maggiori di 0, quindi non abbiamo problemi. Ora però ti invito a notare una cosa importante. Qui il logaritmo in base 2 di x, e qui anche logaritmo in base 2 di x, no? E quindi cosa ci ricorda questo? Se noi andiamo a chiamare, per esempio, t uguale a logaritmo in base 2 di x e facciamo una sostituzione, troviamo 4 t alla seconda più 2 t meno 2 uguale a 0. Cioè siamo passati da un'equazione logaritmica ad un'equazione che al momento è solo polinomiale. Poi altra semplificazione che potevamo fare in realtà già da prima era quella di andare a dividere tutto per 2, ottenendo quindi 2t quadro più t meno 1 uguale a 0. Una volta arrivati a questo punto, è semplicemente un polinomio. Vediamo però come risolverla. Dobbiamo passare dal delta, quindi delta uguale a b quadro meno 4ac, di conseguenza ho 1 meno 4 volte 2 che moltiplica meno 1. Ossia abbiamo in pratica 1 più
8 che fa 9 e che è uguale a 3 al quadrato. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la radice di delta quindi è uguale a 3. E quindi andiamo a fare adesso T12 e otteniamo che cosa? Otteniamo meno B, quindi meno 1, più o meno la radice di delta che è quindi 3, tutto fratto 2A, quindi tutto fratto 4. Dividiamo i due casi adesso. Nel primo caso abbiamo meno 1 e meno 3 diviso 4. E quindi qui in totale abbiamo meno 4 fratto 4 e ci porta a meno 1. Nel secondo caso invece abbiamo 3 meno 1, quindi meno 1 più 3 fratto 4. In pratica abbiamo 2 fratto 4. 2 fratto 4 vuol dire un mezzo. E quindi abbiamo questi due risultati. Ma adesso che ce ne facciamo? Beh, da un lato so che meno 1 quindi deve essere uguale a t, d'altro canto so che un mezzo deve essere uguale a t, ma t, ricordiamoci, che è il logaritmo in base 2 di x, se andiamo a sostituire al contrario. E quindi il nostro problema adesso è semplicemente questo: devo riuscire da qui a ricavarmi la x. E allora che cosa faccio? Vado a sfruttare l'esponenziale, ossia andiamo a riscrivere queste equazioni adesso in maniera più ordinata. Logaritmo in base 2 di x uguale a meno 1 e logaritmo in base 2 di x uguale a un mezzo. Passo all'esponenziale, vuol dire che è come se mettessi un 2 qui in basso e un 2 qui in basso. E anche qui, se applico la funzione esponenziale, quindi, che cosa ottengo? Che il logaritmo in base 2 con l'esponenziale 2 si va a semplificare e quindi ottengo che x deve essere uguale a 2 alla meno 1, ossia x deve essere uguale a un mezzo. Se andiamo a controllare, effettivamente un risultato è un mezzo. Per quanto riguarda l'altro invece, x deve essere uguale a 2 alla un mezzo. Ma che cosa vuol dire elevare alla un mezzo? Ripassiamo una regoletta affinché il tutto sia più chiaro. Nel momento in cui io ho un certo argomento elevato alla 1 fratto n, questo equivale a dire la radice ennesima di a. E quindi, applicandolo a questo caso, anziché dire 1 fratto 2, vuol dire semplicemente radice quadrata. E quindi ottengo che x deve essere uguale alla radice quadrata di 2. E questo è l'altro risultato. Così si conclude anche quest'altro esercizio. Per quanto riguarda questo esercizio, c'è una cosa nuova. O meglio, per la prima volta ci troviamo di fronte ad una base che ha l'argomento più piccolo di 1. Questo che cosa vuol dire essenzialmente? Che noi dobbiamo cambiare il verso della disuguaglianza nel momento in cui andremo a togliere di mezzo i logaritmi. Come togliamo di mezzo i logaritmi? Usando sempre il discorso dell'esponenziale. Cioè è come se qui sotto andassi a mettere 0,5 oppure un mezzo, la stessa cosa. In questo modo i logaritmi andranno a semplificarsi con gli esponenziali. Qual è il problema? Che devo ricordarmi di invertire la disuguaglianza e quindi avere 5 più 3x minore o uguale di 2. Se poi vado a portare il 5
dall'altra parte ottengo 3x minore o uguale di 2 meno 5, ma 2 meno 5 fa proprio meno 3. Se vado a dividere tutto per 3, ottengo poi x minore o uguale di meno 1. E questa è una cosa. Ora, perché invece nel risultato troviamo una cosa in più? Proprio perché, come ti avevo detto prima, le condizioni di esistenza influiscono sul risultato. Infatti noi dovevamo imporre che cosa? Vabbè, non vado a imporre che 2 deve essere maggiore di 0. Questo argomento è, diciamo, di default maggiore di 0. Non c'è una variabile x da controllare. Mentre nell'altro argomento, sì, nell'altro argomento dobbiamo controllare che 5 più 3x deve essere invece maggiore di 0. Una volta controllato questo, vedrai che il tutto torna, perché adesso porto il 5 dall'altra parte e ottengo 3x maggiore di meno 5, divido tutto per 3 e ottengo x maggiore di meno 5 terzi. E quindi, se andiamo a confrontare adesso queste due cose, che cosa troviamo? Troviamo che x quindi deve essere più piccola di 1 o anche uguale, ma allo stesso tempo x deve superare il meno 5 terzi. E così si arriva al risultato completo dell'esercizio. Quindi x deve essere compresa tra meno 5 terzi e meno 1. Sì, perfetto. E quindi l'esercizio si conclude così. Allora, purtroppo in questo esercizio noi non abbiamo la stessa base e dobbiamo cercare di ricondurci a una sostituzione da poter fare successivamente, andando in qualche modo a raggruppare le x. Che cosa si intende per raggruppare le x in questo caso? Andiamo a vedere. Allora, devo in qualche modo fare in modo che questo 3 rimanga con una sola x. E come faccio? Allora, intanto 3, 2x più 1, il più 1 come lo posso convertire? Andando a moltiplicare per 3, anziché aggiungere un 1 sopra. In questo modo ho staccato già una cosa. Ora, se vado anche a dividere tutto per 4, ottengo che 5 elevato alla x deve essere uguale a 3 elevato alla 2x per 3 quarti. In questo modo, lo specifico, dividendo tutto per 4 in questo passaggio, abbiamo snellito ulteriormente il discorso. Altra cosa che si può fare è rivalutare questo 3 elevato alla 2x. 3 elevato alla 2x. Questo qui può essere rivisto come 3 elevato al quadrato e poi elevato alla x. In questo modo diventa 9 alla x. E quindi vado a sostituire ancora, alla luce di quanto appena visto, metto un asterisco qua, così specifico che ho usato quella trasformazione, quell'uguaglianza, e quindi ottengo 5 elevato alla x uguale a 9 elevato alla x per 3 quarti. Adesso vado a dividere tutto per 9x.
posso farlo perché gli esponenziali sono positivi, quindi non c'è il problema che sto andando a dividere per 0, non c'è questa ambiguità. E quindi io ho 5 fratto 9 e sopra c'ho la x e sotto anche. E il tutto deve essere uguale sempre a questo 3 quarti. Ancora cosa posso fare? Il mio problema adesso è questo. Posso andare a raccogliere la x e quindi ottenere 5 fratto 9 tutto elevato alla x uguale alla 3 quarti. Qui adesso ho finito in teoria, perché mi basta ora passare al logaritmo, e quindi è come se qui avessi una cosa sola, no? È questo a cui mi riferivo parlando di sostituzione prima, è come se qui avessi un solo argomento. E quindi io devo passare al logaritmo in base di quell'argomento, ossia x sarà uguale al logaritmo in base 5 noni di 3 quarti. È proprio bruttissimo il risultato, però è questo. È questo. E questo, diciamo, è tutto l'esercizio visto insieme.